Finisce così 1-0 per il Milan contro un Empoli organizzato, ma purtroppo sull'unico errore veramente difensivo di linea me la segna, perché Ismaili esce troppo forte e Valukievic mantiene in gioco Cafor, che poi scende sulla mancina, mette indietro per Pulisic, Luperto si trova in mezzo al tiro, prova a ribatterlo, ma di fatto se lo mette in porta. È gol di Pulisic, però un po' di fortuna almeno oggi non è guastata, perché comunque nell'ultimo quarto d'ora non si è riuscito a chiuderla. Ed Estro è entrato e ha avuto un'occasione nitida e un'occasione in fuorigioco. Quella in fuorigioco prende bene il tempo, ma prende il palo, ma è fuorigioco. Nell'altra su calcio d'angolo, colpo di testa debole, un po' la Mc Birnie di ieri con lo Sheffield sul Barmo. Caprile oggi tanta roba, perché anche nel finale salva, fa una gran parata su Chukwueze. Nel primo tempo fa grandi uscite, ma anche nel secondo, paradossalmente, il Milan avrà tirato 2 o 3 volte in porta, 2 parate di Capriles e il gol su cui Capriles non può far nulla. Sempre presente nelle uscite, nei cross del Milan. Oggi per me il Milan non ha giocato, non ha giocato, poi liberi di dire quello che volete, però questo Milan deve andare a Praga. E oggi sì, ha fatto turnover, ha vinto col minimo sforzo, ma Praga così, mi prendi? Io lo dico. Oggettivamente parlando, se questo è Milan che va a Praga, non so come finisce. 1-0, momentaneo sorpasso sulla Juventus, secondo posto, però l'Empoli può credere nella salvezza, nonostante abbiano vinto Verona, Sassuolo, Cagliari. Sono 7 squadre in 3 punti, tra cui l'Empoli. Però l'Empoli ha le carte in regola per la salvezza, senza dubbio. Senza dubbio. Perché da quando è arrivato Nicola, sì, è vero, ha perso col Cagliari la scorsa, lo scontro diretto, però contro i big ne ha giocate due e ha perso oggi, pareggiato con la Juve. Quindi niente, detto questo, il video può finire qua. Non porto purtroppo Juventus-Atalanta, ma stasera c'è Fiorentina-Roma, quindi rimanete sintonizzati attivando la campanella, iscrivendovi al canale ovviamente, per chi è nuovo, per chi capita per la prima volta su questo canale. Se vi va lasciate un like, se no anche un dislike, ma tanto YouTube i dislike non vi conta più. Se volete seguirmi su TikTok, link in descrizione, e se vi fa piacere, non moriamo mai su Calcio Champagne 2.0, siamo stati fermi un pochino anche questo weekend, ma state tranquilli che arriveranno video e live. Ci mettiamo d'accordo con Ale Bianconero e magari il prossimo weekend, magari se giocano di venerdì sera, vi portiamo una live. Qui da Dani Football è tutto, il calcio è strano. E Milan, cinico, si può dire, sì, vince la partita con l'Empoli e si prepara per
alla trasferta di Prada, non in maniera brillante. Si può dire? L'oggettività delle cose. Bella.